Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Mi è stato chiesto da molti di voi cosa porterò al Mobile World Congress di Barcellona, a cui saremo presenti, Spazio Tech sarà presente e diciamo che sicuramente faremo un video più approfondito con tutto quello che avremo dentro lo zaino una volta in fiera, però grazie ad Aoki inizio già a farvi vedere qualche prodotto che porterò con me proprio per, diciamo, rendere l'esperienza al Mobile World Congress più efficiente possibile. Quindi la prima cosa che faccio è ringraziare Aoki e partiamo con questi tre prodotti che sicuramente sono molto interessanti. In quanto abbiamo il primo prodotto che è esattamente questo, la scatola è questa, una scatola semplicissima come tutti i prodotti di Aoki, ma che cos'è effettivamente? È un microfono, vedete qua c'è il gelato, a cui si attaccherà l'ingresso in questo modo e poi andremo ad attaccare tramite jack normale da 3,5 nel nostro smartphone questo microfono. Quindi se dovremo andare a intervistare qualcuno, se dovremo fare qualche video selfie, utilizzeremo questo microfono per permettere di avere una qualità audio in fiera migliore rispetto a quella che si avrebbe utilizzando magari un microfono del telefono o qualsiasi altro tipo di strumento non adatto per un audio più pulito, appunto. E oltre al microfono, ovviamente in confezione avrete anche questo treppiedino in cui potrete andare ad alloggiare il microfono per essere più comodi, magari per utilizzarlo per fare podcast in questo modo. Ovviamente è direzionabile, quindi ve lo piazzate così e potrete fare i podcast tranquillamente con questo microfono. L'ho già testato, devo dire che sicuramente non è un microfono professionale, però la voce migliora tanto, soprattutto in quegli ambienti dove c'è abbastanza rumore, per cui ci si focalizza sulla voce vicina e quella attorno, diciamo, viene un po' smorzata. Comunque poi vedrete la qualità soprattutto nei video selfie di questo microfono. L'altro prodotto molto interessante è questo, ossia un portable wireless router che fa anche da power bank, in quanto all'interno abbiamo una batteria da 6000 mAh, è esattamente questo, veramente molto carina, in colorazione bianca, ed è un wifi router. Quindi praticamente come funziona? Io attacco questo al mio computer, imposto tutti i dati, dopodiché prendo la LAN che troverò in sala stampa, attaccherò la presa LAN direttamente a questo router in modo da poter condividere tramite wifi con tutti i miei dispositivi con una connessione più pulita e più rapida rispetto a connettersi direttamente al wifi della fiera, perché ovviamente in fiera il wifi della sala stampa è molto potente, però vi accedono praticamente tutti tramite wifi e quindi la connessione è abbastanza lenta, mentre in questo modo, prendendo la rete LAN che è una bomba e trasmettendola con un wifi pulito, avremo una potenza migliore soprattutto per caricare tutti i vari video. L'altro prodotto sicuramente molto interessante, che mi ha già salvato il fondo schiena negli ultimi giorni e che me lo salverà soprattutto in fiera, è questo power bank da 30.000 mAh con possibilità di caricarlo con cavo micro USB o cavo Lightning. Questo mi permetterà di poterlo caricare, diciamo, col cavo Lightning, che è l'altro cavo insieme al Type-C che avrò dietro, e quindi il cavo micro USB ce l'avrò dietro perché mi serve per caricare la macchina fotografica, però tendenzialmente è quello che uso di meno, mentre i cavi Lightning ne ho davvero tanti. Ma il punto di forza è che abbiamo due prese USB e una batteria da 30.000 mAh che mi permetterà di ricaricare il mio Mac, il mio iPhone, il mio OnePlus 3T, il mio Samsung Galaxy A5, la mia fotocamera e chi più ne ha più ne metta, insieme alla GoPro e quant'altro. Mi salverà la vita, perché 30.000 mAh in giro in mobilità sono quel supporto essenziale per chi va in fiere così grosse dove bisogna fare veramente tanti video e nonostante si abbiano dietro magari tre batterie per per la fotocamera, comunque servirà caricarle mentre se ne le altre due mentre si utilizza la terza. E quindi questi sono i tre accessori che sicuramente avrò dietro al Mobile World Congress. Io ringrazio Aoki che mi ha fornito questi prodotti appunto per andare proprio al Mobile World Congress. Fatemi sapere se questi tipi di video vi risultano interessanti, se fosse così cercheremo di fare magari qualche rubrica in più su accessori utili ad un prezzo molto vantaggioso. Il link per acquisto lo troverete in descrizione. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Tech e ci vediamo al Mobile World Congress.